Allora Cucitto, c'è quel... dammi una mano, tiro giù quel... vedi quel ramo lì? Figlio della neve del danno di settimana scorsa. Tra l'altro ti devi preparare a fare, se è pericoloso, devi sapere che questo video è secco di più, però magari non serve. No, comunque, vabbè, tagliatelo comunque. Ormai taglia quello che è morto. Anche quello grosso, penso Paolo libera. Guarda lì. Niente, anche pannelli. Vedi, praticamente non è che ha fatto danno al pannello, cioè. Che appunto non è che te l'ha spaccato, si è solo piegato ed è uscito via da là. Qua devo sfilare le guide e reinfilarle, niente di più. Solo che ma questo è solo perché era piccolo, non ce l'ha fatta. Questo qua, questo qui no. Che tu dovrebbe sfidare. Da dentro. Infatti questo vedo dentro. Non ho capito, dove... e i pannelli dove sono? Sono dentro. Ah, guarda. Uno lì. Lo infili nelle sedi sotto, capito? No, mi sembrava plastica più resistente, ecco perché ho capito perché sono pannelli così. Però che se viene una grandinata di quelle come si deve, me la demolisce in 1000 pezzi. Qui la neve ti ha dato un 3 all'anno. Sì, vabbè. D'altronde lo sapevo, eh. Con la grandine, però. Adesso insieme all'aiuto di Fara, che mi aiuterà a scavare, rimetto i pali di questo lato dell'orto perché il lavoro non è stato fatto come si doveva. Eccola qua Fara. Brava Fara, comincia a lavorare, dai, vai pure. Scava, scava. E quindi ho deciso di ripiantarli più in profondità e probabilmente utilizzerò anche dei tronchi da mettere in diagonale per creare una struttura un pochino più stabile, considerando che dopo la nevicata insomma è tutto ceduto e quindi devo un attimo fare un lavoro di miglioramento generale. Allora, ho applicato i teli pacciamanti, purtroppo mi mancava un po' di materiale, quindi il lavoro non è ancora completo al 100%, ma ci siamo quasi. Dopodiché potrò iniziare a partire con l'orto vero e proprio. Ho piantato i semi, purtroppo non so se riuscirò a gestire il semenzaio perché ho una serie di impegni nel frattempo e dovrò andare via, e quindi non so se riuscirò a curare il semenzaio. Ci proverò, nel caso andasse male comprerò le piantine e vabbè, il semenzaio ci penseremo più avanti. Comunque un tentativo lo sto facendo. Oggi una brillantissima giornata di primavera, guardate che meraviglia, tutte le montagne innevate, un po' di vento, aria frizzantina, è veramente uno spettacolo. Queste sono le migliori giornate dell'anno, non fa caldo, si sta benissimo e la natura rinasce, cominciano ad esserci le prime gemme sugli alberi, i primi ciliegi in fiore e si riparte anche con la stagione dell'apicoltura. Quindi adesso andremo a fare un giretto a vedere un attimo come sono messe le mie famiglie. Vi anticipo già che non vanno per niente bene, comunque vediamo cosa è rimasto. E tra ieri e oggi ho fatto quei lavori di sistemazione che ho dovuto fare a seguito della nevicata. Avete visto che qualche piccolo danno, poca roba insomma, comunque qualche piccolo danno è stato fatto, quindi ho dovuto fare un po' degli interventi di manutenzione qua e là, tra i quali tagliare dei rami che si sono spezzati a causa dell'eccessivo peso della neve e anche la sistemazione della serra. Adesso andrò a sigillare le grondaie, dato che ho scoperto che nel momento in cui l'acqua si accumula nella grondaia, soprattutto quando c'è la neve, quindi diventa tipo una poltiglia, una specie di granita che man mano si scioglie lì, filtra dalle giunzioni andando a bagnare il muro e quindi andandomi a bagnare l'interno della baita. Quindi oggi piccoli lavoretti di manutenzione, visita alle api. Diciamo che ho in mente delle cose un pochino più grosse, di lavori un po' più grossi, ma a questo punto credo che si andrà sicuramente da metà aprile in poi e come al solito c'è tanta roba da fare. Quest'anno mi piacerebbe anche passare un po' di tempo di più in baita, cioè intendo dire non solo i weekend ma anche riuscire a venire infrasettimanalmente per curare l'orto, per ritagliarmi degli spazi in cui fare un po' di lavoretti, magari lavoretti in tempo breve, per esempio un sacchettino di malta per finire di intonacare all'interno. Ci sono diversi segnali che ci fanno capire che è arrivata davvero la primavera. Oltre, vabbè, le gemme sugli alberi, i fiori di ciliegio, che sono cose abbastanza evidenti, anche alcuni insetti che praticamente inizio stagione vengono a far visita. Uno di questi per esempio è l'ape legnaiola, che è abbastanza simpatica, è un'ape selvatica che ha un ronzio molto esuberante, molto rumoroso. E poi c'è questo insettino qui che adesso ho messo qua sotto al bicchierino di vetro per farvelo vedere, ma che prontamente andrò a liberare, anche se non è particolarmente simpatico. Questo si chiama meloe, è praticamente un coleottero, viene anche definito coleottero oleoso proprio perché se voi lo toccate si cerne una sostanza oleosa che infatti in questo momento sta proprio rilasciando dalle zampette sul bicchiere, e questa è una sostanza urticante che vi crea delle vescicolette e quindi vi dà dei problemi insomma. Non ho mai testato personalmente gli effetti di questa sostanza sulla mia pelle, non ci tengo neanche a farlo sinceramente. Ma l'altra cosa di questo apparentemente simpatico ma in realtà poco simpatico coleottero, praticamente da quanto ho capito questo depone le larve sui fiori dove le api vanno a bottinare. Le api poi trasportano all'interno dell'arnia la larva di questo coleottero che si nutre della larva e delle scorte e quindi praticamente usa le risorse dell'alveare per potersi sviluppare. Questo lo fa non solo con le api mellifere ma anche con le api selvatiche, da quanto mi è perso di capire. Quindi vedete, è un animaletto veramente poco simpatico, tra l'altro adesso che sta rilasciando la sostanza oleosa è ancora più orribile, però è qui insomma. Anche lui, diciamo, se lo lasciamo stare non dà nessun problema e si fa i fatti suoi tranquillamente. Ho acquistato questa cisterna come sistema di accumulo, non è affatto male perché è una cisterna molto leggera da trasportare, quindi in una piccola scatola abbastanza leggera sta tutto quanto, tutto il materiale per montarla, e quindi anche facilmente trasportabile dalla macchina fin qua in baita. Tant'è che ho intenzione di acquistarne una seconda per avere un doppio accumulo di acqua. C'è un problema però, qui sopra c'è una griglia molto larga che serve per l'appunto per l'accumulo di acqua piovana, e la cisterna è progettata apposta così. Però cosa succede? In estate le zanzare vanno a deporre all'interno le larve e quindi diventa un incubatoio perfetto per le zanzare. Quindi per evitare, spero di riuscire ad evitare questo problema applicando una reticella metallica incollata molto più fine, in modo che le zanzare non riescano ad entrare dentro e non riescano a deporre le larve. Il problema delle zanzare non è assolutamente un problema da sottovalutare, anche perché ormai sono sempre più presenti anche ad alte quote, proprio a causa dei cambiamenti climatici. Sono presenti delle specie che una volta non c'erano, quindi la zanzara tigre per esempio, e quindi bisogna cercare di difendersi evitando qualsiasi tipo di ristagno, perché poi alla fine le zanzare proliferano dove ci sono ristagni d'acqua, quindi basta semplicemente un tubo o un pezzo di copertone con dentro un po' d'acqua e lì si crea l'ambiente ideale per far sì che le zanzare possano riprodursi. Questo ovviamente è un incubatoio perfetto che adesso spero di sistemare. Le zanzare, tanto per capirci, sono la prima causa di morte al mondo per quanto riguarda le morti causate dagli animali, quindi non squali, non specie che possono sembrare apparentemente molto più aggressive, ma la zanzara è quella che causa più vittime. Mi è stato chiesto come andavano gli alveari, la risposta breve è male. Andando un po' più in dettaglio, mi è rimasta una famiglia su 3 e purtroppo un insieme di cause, sicuramente anche un po' colpa mia. Come ben saprete, l'anno scorso le cassette sono volate giù per errore mio e da lì diciamo che è andato tutto un po' male. Una famiglia ha sofferto di covata calcificata e l'altra famiglia si è estinta per cause non facilmente spiegabili, probabilmente varroa o chissà quale altro motivo. D'altronde in inverno una percentuale di perdite c'è sempre. Non è che avessi tante famiglie, in realtà forse ero partito con 4, ero arrivato all'autunno con 4, quindi ho perso tanto. E una spiegazione potrebbe essere tranquillamente quella dell'aver utilizzato delle strisce antivarroa senza aver fatto il blocco di covata con il gocciolato, cosa che normalmente faccio sempre. Quest'anno ho voluto provare così e direi che non è andata bene, e quindi dubito che ripeterò questo tipo di trattamento. Questa è l'unica famiglia sopravvissuta, vediamo com'è messa. Stanno divorando il candito. Questo troppo duro, lo sostituiamo con questo panetto qui che è decisamente più morbido, dovrebbe piacergli sicuramente di più. Completamente vuoto, quindi anche questa famiglia non è che sta proprio alla grande. Abbiamo 4 favi, adesso la stringerò su 4 . Vabbè, quantomeno qua c'è la covata, è ripartita, c'è il polline, c'è una bella regina che sembra sana, una bella covata, considerando che siamo agli inizi, quindi non tutto è perduto, non siamo messi proprio bene, però pare evidente che un nucleo dovrò acquistarlo. La mia intenzione è quella di acquistare un nucleo e poi questa dividerla e creare io un nucleo. E vabbè, è andata così, che dobbiamo fare? Cercheremo di migliorare.